Ciao a tutti, sono Roberto Martini ed oggi voglio recensire la sportiva Cyclone, una delle scarpe da trail che mi è piaciuta di più degli ultimi mesi, anzi probabilmente di tutto il 2021. In particolare molti di voi stavano aspettando questo video perché mi avete visto correre la Lavaredo Ultra Trail da 120 km con queste scarpe. Grande Robby! 16 ore e 20, grande vizio, vai! E in tantissimi mi avete chiesto un feedback, volevate sapere com'erano, come mi ci sono trovato, anche perché devo dire che incuriosiscono molto vista la chiusura particolare che hanno. In più sono in super ritardo con la recensione che doveva uscire poco dopo la Lavaredo, poi come già sapete trasloco, nuovo studio, nuova casa, niente. Non sono riuscito più a fare nulla e quindi siamo arrivati a fine agosto con questo video. Però, come sempre ragazzi, prima di ogni mia recensione ci tengo a fare la mia premessa. Non vengo pagato in nessun modo per registrare questo video. La sportiva mi ha inviato queste scarpe per provarle. Anzi, ci tengo a precisare che sono stato io a scrivere alla sportiva. Quando sono uscite queste scarpe ho visto la pubblicità. Mi hanno incuriosito da morire, ho detto no, voglio provarle. Quindi io personalmente gli ho inviato un'email chiedendogli se potevano inviarmi queste scarpe per provarle e testarle, recensirle, perché ero davvero curioso. E quindi me le hanno inviate, ma non vengo pagato in nessun modo e quindi come sempre sarò libero e sincero di dire quello che penso su queste scarpe al 100%. E come in ogni mio video iniziamo con qualche dato tecnico fornito dalla casa che trovo magari online, che trovo sul sito, quindi qualche specifica della scarpa. È progettata e disegnata per le medie e lunghe distanze, ecco perché l'ho usata in una gara da 120 km. Ha un nuovo sistema di allacciatura, il Dynamic Cage, questo che vedete qui davanti, con il sistema BoaFit che permette l'allacciatura in un secondo girando soltanto questa rotellina qua, e questa probabilmente è l'innovazione più grande di questa scarpa. Poi abbiamo un drop, il differenziale tra tacco e punta, di 7 mm, una pianta abbastanza larga anche per il mio piede, pesa 315 grammi, che per una scarpa di questo tipo con questa struttura sinceramente non è tanto, pensavo fosse molto più pesante. Poi ha un plantare Ortholite Mountain Running, quindi fatta apposta per la corsa in montagna, che devo dire si comporta molto bene. Poi qui sotto troviamo una suola Friction, aspettate che leggo, Friction White, e quindi non ha suola Vibram Mega Grip, ma comunque non è male questa suola. Poi ha un'intersuola, aspettate anche qui leggo, Melmax Eva ad iniezione ammortizzante, che sinceramente non so bene che cosa significhi, però c'è scritto così sul sito e io ve lo riporto. Bene, queste erano alcune delle caratteristiche di questa scarpa, adesso vediamo all'atto pratico come si è comportata secondo la mia esperienza. Ed iniziamo dai pregi. Punto numero 1, il più grande in assoluto, Dynamic Cage. Sono rimasto davvero sorpreso, ragazzi, dal potere avvolgente di questo sistema di allacciatura. Ho sempre avuto moltissimi problemi in discesa con scarpe dove il piede tendeva a scivolare in avanti e quindi avevo le dita che sbattevano contro la punta della scarpa e inevitabilmente mi uscivano fuori delle unghie nere. Quindi spesso in gara mi sono dovuto fermare ad allacciare e stringere le scarpe perché il piede continuava a scivolare in avanti. Mentre invece, ragazzi, in questo caso il piede rimane davvero bloccato nella sua posizione e non tende a scivolare in avanti. E soprattutto non hai mai quella sensazione dei lacci troppo stretti che comprimono il piede e che magari iniziano a farti male. E poi c'è la rapidità con cui possiamo stringere le nostre scarpe, oppure, se vogliamo, allentarle in una frazione di secondo. Quindi se mi devo fermare a sistemare l'allacciatura, cosa che può succedere, ci vogliono davvero 1-2 secondi. Secondo me, in tutta onestà, tutte le scarpe da trail dovrebbero adottare questo sistema di allacciatura. Se voi lo avete provato, fatemi sapere come vi siete trovati qui sotto nei commenti, fatemi sapere se avete avuto la stessa impressione, perché magari io mi sono trovato bene e qualcuno un po' meno. Fatemi sapere le vostre impressioni. Poi il secondo punto a favore è questa
questa ghetta incorporata che troviamo qui nella scarpa. Questa ghetta non permette ai sassolini di entrare e di romperci le scatole. Spessissimo mi è successo di dovermi fermare, slacciare le scarpe, levare i sassolini, rimettere le scarpe, ripartire. Addirittura una volta, ragazzi, mi è successo durante una gara da 100 km, mi è entrato un sassolino al 20° chilometro e me lo sono portato dietro per 80 km. È stata una tortura. Non mi sono fermato a levarlo perché ero nelle prime posizioni, non mi ricordo, forse ero terzo, e per non perdere quei due minuti, non lo so, non mi sono fermato, me lo sono portato dietro fino alla fine. Però è un qualcosa che dà fastidio. Mentre invece con questo sistema la probabilità che entrino dei sassolini è molto molto ridotta. Può succedere, attenzione, non è infallibile, però le probabilità sono inferiori. E comunque puoi levarti e rimetterti le scarpe in un minor tempo, con il fatto che non devi stare lì ad allacciarle, a stringere, è molto più rapido. Poi passiamo al punto numero 3, durabilità. Queste scarpe, non lo so, avranno probabilmente 300-400 km con 30.000 metri di dislivello? Non lo so, però tantissimo. Le usate parecchio e stanno ancora messe bene. La suola non è completamente distrutta, non ci sono punti di cedimento, si sta consumando soltanto leggermente qui in questo punto la tomaia, e poi qui all'interno c'è un punto dove si è scucita leggermente ed è il punto dove le due scarpe tendono a toccarsi e a strusciare un po' mentre corro, e si è scucita leggermente, ma non è un qualcosa che ne pregiudica, diciamo, l'uso, quindi sono ancora in buone condizioni nonostante le ho stressate tantissimo. Poi ragazzi, quarto ed ultimo pregio, estetica. Lo so, come dico ogni volta, questi sono gusti personali, e adesso voi vedete questa scarpa così sporca che sinceramente non ha un bellissimo aspetto perché è bella consumata, però quando era nuova faceva la sua scena, e infatti in molti l'hanno notata, mi hanno scritto proprio per questo, perché comunque è una scarpa abbastanza appariscente che a me piace esteticamente. Con questo sistema particolare, con questa allacciatura particolare, fa la sua scena, quindi altro punto a favore, sono belle esteticamente. Con Tania abbiamo detto, quando sono arrivate, che se non andavano bene per la montagna, mi ha detto beh, alle brutte le usi per uscire. Bene ragazzi, come sempre vi ricordo che c'è il link Amazon qui sotto in descrizione per dargli un'occhiata. Se acquistate attraverso il mio link io ci guadagno qualche centesimo e a voi non costa niente di più, è soltanto un modo per supportare il canale. Link qui sotto in descrizione Amazon. E adesso proseguiamo con il video e passiamo ai difetti, perché ragazzi questa scarpa mi è piaciuta parecchio, altrimenti non c'è corso la Lavaredo per 120 km, ma non è perfetta. Difetto numero 1, stabilità. E probabilmente questo è il difetto più grande che ho riscontrato. La scarpa è poco stabile sul tallone e, almeno io personalmente, tendo a prendere facilmente delle storte. In poche parole, mi sembra che cado molto facilmente dalla scarpa. Non so se mi sono fatto capire con questa espressione. E sinceramente non so se dipenda dal drop 7 mm, più alto di quello a cui sono abituato, o se dipende proprio dalla conformazione della scarpa. Comunque ho notato questa poca stabilità sui terreni tecnici con parecchie rocce, dove tende un po' a ballare a destra e a sinistra, un po' troppo per i miei gusti. Mentre invece si comporta bene su sentieri puliti e più corribili. Anche qui, se voi l'avete provata, fatemi sapere sotto questo aspetto come vi siete trovati, sempre qui sotto nei commenti. Poi, difetto numero 2, due scarpe. E ora mi spiego meglio nel dettaglio. Collegato con il punto precedente, sembra che la scarpa abbia due identità diverse tra il tallone e la parte frontale. La parte frontale è flessibile, più bassa, con una buona sensibilità, un buon feeling, mentre invece il tallone è molto rigido e non mi dà più feeling. E quindi sono due scarpe distinte. Il tallone è rigido e protettivo e il davanti più morbido e meno protettivo. E qui in particolare sotto il tallone è la parte che non mi piace. È la parte dove mi sembra di avere un blocco di San Pietrino fermo qua, che mi dà questa sensazione di instabilità. Quindi ho avuto questa sensazione di doppia scarpa divisa tra il davanti e il dietro.
probabilmente è un qualcosa che si può risolvere nel prossimo modello abbassando leggermente il drop e facendolo diventare un po' più uniforme. Poi ragazzi, punto numero 3, suola. Non mi fraintendete, come già detto a inizio video, questa è una buona suola. La durabilità non è per niente male, nonostante i chilometri che ci ho percorso, è ancora in buone condizioni. Sul fango poi ha un ottimo grip, come anche sull'asciutto. Il problema l'ho riscontrato invece sulle rocce bagnate. Lì, in quel caso, tende a scivolare un pochetto e a perdere quel grip che ha. In quel caso nessuna suola che io ho provato ha il grip sulle rocce bagnate come il Mega Grip. E per una questione di sicurezza, per me è importante averlo sotto i piedi, specialmente quando si fanno magari gare sulle Alpi dove il meteo è molto variabile. Se aveva una suola Mega Grip, probabilmente questa scarpa era quasi perfetta. Quarto ed ultimo difetto, ragazzi, traspirante. La tomaia, come già detto, è in buone condizioni. Il problema è che tutta questa struttura qui avvolgente del Dynamic Cage la rende davvero poco traspirante. E quindi nelle situazioni estive, nelle gare estive qui nel centro Italia dove fa un po' più caldo, può dare dei problemi con il piede che suda parecchio. Soltanto qui nella parte frontale la scarpa è un po' più aperta e un po' più ventilata, ma tutta la parte centrale è abbastanza chiusa. Logicamente, per gare magari sulle Alpi con temperature un po' più miti, con temperature diciamo anche fredde di notte, invece il problema non l'ho riscontrato. Però è una cosa che ho notato e mi sembrava giusto farvela sapere. Bene ragazzi, conclusioni. In tutta onestà, secondo me questa è davvero un'ottima scarpa. Mi ci sono trovato davvero bene, altrimenti, come già detto, non ci avrei corso una gara come la Lavaredo Ultra Trail da 120 km. La pianta poi è abbastanza larga e il mio piede sotto questo aspetto è abbastanza esigente. E dopo 120 km non ho avuto nemmeno una vescica, quindi è un ottimo segno. E per me è una cosa fondamentale nelle ultradistanze. Poi, secondo me, come già detto, l'allacciatura con il Boa Fit System fa davvero la differenza. È un sistema di allacciatura che io adoro e lo vorrei su ogni mia scarpa. Unico difetto, come già detto, purtroppo è la stabilità, che può essere un difetto che ho riscontrato soltanto io e che magari altri non hanno riscontrato. Se le conoscete e se le avete provate, scrivete qui sotto nei commenti come vi siete trovati, così possiamo dare un feedback anche ad altre persone. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come sempre, se lo avete trovato utile e interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale. E se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, Strava. Ma soprattutto, ragazzi, andate a correre con delle buone scarpe, perché secondo me è fondamentale. Ciao ragazzi, buone corse a tutti!